ricominciare, meravigliosa canzone di Fiorella Mannoia, ed è quello che ha detto ieri Luigi Di Maio. Sentiamolo insieme. L'anima del movimento resta la stessa, è solo che il movimento al governo cresce, diventa ancora più adulto e ha la possibilità di innovarsi ancora di più per fare una cosa, rispondere alle esigenze dei cittadini. Possiamo discutere di nuove regole per i consiglieri comunali, ad esempio che dal secondo mandato si possa pensare che non valga quello come secondo mandato, che possano anche con la loro esperienza pensare di candidarsi in Parlamento, in Europarlamento, al Consiglio regionale. Il ruolo del capo politico si discute tra 4 anni, perché la carica dura 5 anni. Avete capito, il movimento cambia pelle, ma giura Di Maio senza perdere l'anima e soprattutto, questa è la speranza, senza più perdere voti. E anche il ruolo del capo politico è blindato per altri 4 anni e questo è un modo per dire a tutti, amici, nemici, alleati, vedi Salvini, io ci sono e ci sarò. Sul fronte opposto, chi continua ad esserci nonostante tutto è Matteo Renzi, che proprio ieri da Bruno Vespa è tornato ad attaccare sia Salvini sia Di Maio. Anche stamattina in Senato ne ha dette di tutti i colori, ma sentiamolo. Oggi c'è Salvini molto forte, perché si è cannibalizzato sia Berlusconi che Di Maio. Vediamo se reggerà. Salvini è in campagna elettorale permanente, però nel frattempo il paese sta andando a carte 48. Poi Di Maio dice non è colpa nostra, o non sono capace o portano sfortuna. Naturalmente che questo governo sarà misurato sui fatti e non sui selfie, non ci sono dubbi. Per ora agli italiani questo governo piace, anche perché in giro sinceramente non si vedono alternative. Se Di Maio cambia per non morire, le opposizioni devono cambiare per resuscitare. Sigla. Come